Of the Flemish flag-waving tradition is a little bit unclear, but the first manuscripts containing mentionings date back to the period of the Holy Roman Empire. From that point onwards, the tradition gets embedded with a difficult period during the 19th to 20th century, as from 1950 organizations took up what was left of the heritage and added their own interpretations. Now, there are different competitions and styles, but for Europeade, they have combined groups of Flanders and will stick to the more traditional repertoire. They present to you Den Trippel. Dopo il successo della Lettonia che ci ha conquistato con le sue danze, con le sue musiche, è ora il momento degli sbandieratori di origine fiamminga, una tradizione che secondo i documenti scritti si rifarebbe al periodo del Sacro Romano Impero. Ma è nel 1950 che iniziano a nascere le prime associazioni che si costituiscono per dare valore a questo patrimonio di storia. E sarà questo patrimonio, appunto, che loro ci proporranno in questo momento. L'applauso per gli sbandieratori fiamminghi. Thank you.
The next group, Javornica and Kambrneski Valacek, are two children's and youth folk groups from Brno, the second largest town of the Czech Republic. They both have always played an important role in Brno cultural life. They prepared the typical pear folk dance of Moravian region, Točená. Riflettori accesi ora sulla Repubblica Ceca e la Slesia. Javornicek, Berneski e Valaskek sono due gruppi di bambini e di giovani di Brno, la seconda città più grande della Repubblica Ceca. Entrambi hanno sempre svolto un ruolo importante nella vita culturale di questa città e hanno preparato per questa Europea del 2024 la tipica danza popolare di coppia della regione Moravia. The Working Group of Silesian Traditional Costume Groups is an association of Silesian folk dance groups in Germany founded in 1977. It consists of Ruckenberger Traditional Costume Group Bonn, Dance and Play Group, Wiesbaden Traditional Costume Guild, Rubensalz, Zwerge, Munich, Traditional Costume and Folk Dance Group, Bielitz, Biala, Braunschweig, Folk Dance and Traditional Costume Group, Herford, Happy Circle, Bergschuh, Gladbach, Giant Mountains Traditional Costume Group, Munich, Eichendorf Dance Group, Forkheim, Ruckenberger Traditional Costume Group, Herzogenau, Bach, Silesian Traditional Costume Group, Reau, Silesian Traditional Costume Group, Wiesbaden. Tradizioni popolari che si raccontano anche attraverso gli abiti che vengono indossati, lo fa anche la formazione che avremo modo di vedere ballare e danzare tra poco. Quindi parliamo della Slesia, il gruppo di lavoro, i gruppi di costumi tradizionali, con un'associazione che è nata nel 1977 e ritrova le diverse fogge. Tutto è pronto per la danza, accendiamo la musica, enjoy! Thank you.
Folclórico de Santa María de Cabril was founded in 1970. Since then, they have preserved and presented the popular cultural, ethnographic and folk traditions of their region. Era la volta di cinque paesi che si raccontano con altrettante associazioni. Iniziamo subito con il Portogallo, il gruppo folclorico de Santa María de Cabril, nato nel 1970. The mini folk group of Santa Sofia from Sardinia come from Ogliastra region in Sardinia to delight you. E la Sardegna protagonista in questo momento, li vedete lì in fondo, sono i piccoli bambini di
Tirtenia che raccontano le tradizioni popolari attraverso una formazione che prende il nome di Santa Sofia. Ci daranno la possibilità di immergerci nel ballo e in quelli che sono i passaggi sonori dall'isola di Sardegna. The French group dance a mixture of fardos and Provençal dances. They have been present at Europea since 1984, and in 2023 they were one of the finalists in the competition for the best folk group in France. E poi ancora la Francia, con una formazione che è presente all'Europea del 1984. Pensate che nel 2023 sono stati loro tra i finalisti della competizione per il miglior gruppo folk group in Francia. The Spanish group are a group of singers and dancers from the region of Salamanca. They make competitions and represent examples of the traditional culture of Salamanca. La Spagna ha raccontata con Salamanca, questo gruppo di ballerini che ovviamente vogliono mettere in risalto le tradizioni popolari del loro centro di appartenenza. The folklore group Oberbauerschaft consists of a folk dance group and a brass band. With their folk dance and music, they represent the culture of the region of Westphalia in Germany. They have enjoyed the special atmosphere and meeting new friends from all over Europe since the first participation at Europeade in 1971. L'ultima formazione arriva dalla Germania, dalla Westphalia. Pensate che hanno partecipato nel 1971 alla loro prima Europea. Per poter raccontare in qualche modo le tradizioni legate al loro paese. Tutto è pronto, quindi Germania, Spagna, Francia, la Sardegna e il Portogallo. Thank you.
And from Estonia, the dance group that was created in 2010 in the Maritime province by women who are bound together by their love for folk dance group. They have another common passion, which is the sea. They inform us that there's a ship called the Hoppet, a 98-year-old sailing ship with a magnificent history, and it is the oldest seagoing ship still sailing. Their performance clothes are also in marine colours and represent the clothing from Gelati Parish.
sventolano anche i colori dell'Italia con Trento. L'associazione culturale Zampo Gnaro Lagaro è stata fondata dal presidente Attilio Gasperotti. Hanno partecipato a vari festival non solo in Europa ma in tutto il mondo, portando la loro cultura popolare. The Zampo Gnaro Lagaro Cultural Association was founded by their president Attilio Gasperotti. They have attended festivals in Hungary, on the Balaton, and they have literally been all around the world, from Brazil to Nepal and many more. La Francia, il ballo, la burreco, una formazione che racconta e soprattutto raccoglie diversi giovani, oltre 100, i componenti che per amore della danza, del canto e del ballo si ritrovano a fare musica insieme. The name of their group, Lo Burre Odont, links the name of the typical dance from their region, the Burre, with the river Lot, which flows through their own town of Saint-Côme in Avignon in France. They are a group of friends eager to share the traditions of their region. Al centro sempre la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, in questo caso della Slovenia, con una formazione che ancora una volta attraverso i colori proprio della Slovenia porterà alto il nome di questa parte d'Europa. The Slovenian Group are an association for the revival of cultural heritage. Throughout the year they combine dance, song and sports such as old fashions, cycling and skiing. Enjoy!
Thank you.
Thank you.
Children's dancing is beautiful and brings us joy and happiness. They are not only our future, but also the future of the Europeade. All the children who have participated in this year's event will now show us a dance that they have learned, especially for this Europeade, and it's a traditional Sardinian dance. Il prossimo momento è del tutto speciale, sposa appieno quello che è il carattere dell'europeo, del ritrovarsi insieme, il confronto, ma soprattutto l'unione tra i popoli. E in questo caso sono i bambini, i ragazzi che si mettono insieme in cerchio a Vallo Tundu per raccontare un percorso fatto di musica. Valentina Chirre è già pronta con il suo organetto, quindi i bambini protagonisti su Nugoresu, l'applauso per queste europee che si raccontano attraverso i giovani. Thank you.
Hessian dance groups dance a potpourri of Hessian dances. L'Assia è uno dei 16 stati federali della Germania. Sono due le formazioni che raccontano questa parte d'Europa attraverso i loro balli, i loro canti e le loro tradizioni. The folk group Santa Sofia from Tertenia was founded in 1976 but performed for the first time in 1977 in honor of Santa Sofia. They used to wear an everyday or work costume in black with red edges. Their present costume, which they have worn since 1980, is a result of continuing in-depth research into the clothes used in their community between the mid-19th century and the early 1900s. In questo viaggio che ci porta da una parte all'altra d'Europa, facciamo tappa ancora una volta in Sardegna, in Ogliastra, questa regione storica che merita di essere scoperta e attraversata. La Tertenia ha il patrono di San Sebastiano, ma molto sentita la festa di Santa Sofia, cui questa formazione dedica il suo nome. 1977, l'anno di costituzione, un lavoro attento di ricerca, accompagnati da Giampaolo Pirenda, proporranno il ballo appunto in onore di Santa Sofia. Thank you.
ancora colori da tutta Europa, ancora una volta un viaggio che ci porterà da parte, da una parte all'altra di Europa, appunto attraverso le danze, attraverso i colori, attraverso i richiami più belli. Il Belgio ha raccontato con un'associazione culturale che nasce nel 1960, i loro costumi sono quelli che venivano indossati nel XVIII secolo dai contadini la domenica e nei giorni di festa. Poi a seguire abbiamo ancora una volta la forza dei balli della Spagna, poi l'Ungheria con una formazione che partecipa all'Europea da ben 10 anni. E poi ancora il Portogallo, l'entusiasmo, la forza, i racconti che ci portano indietro nel tempo e ritrovano negli abiti quelle tradizioni che ritengono e riuniscono il filo di una memoria di sempre. E poi ancora una volta la Sardegna protagonista con i suoi balli, con il suo patrimonio culturale, attraverso un'associazione che viaggia nel campo delle tradizioni popolari da oltre 50 anni, riflettori accesi su Ovoda, questo centro nel cuore della Valvagia che si racconta attraverso le sue tradizioni più belle e ritrova la forza in questa formazione. Associo e ballo Rombole che ancora una volta ci darà la possibilità di immergerci nei balli più interessanti e più vivaci di questa comunità. Founded in 1960, the Ferry Royal de Mesui et Couterie Jambois is a group of traditional Wallon dancers. Their costumes are those that were worn in the 18th century by peasants on Sundays and feast days. The group participates in most local festivities and has a very extensive international track record. From Hungary, their group was founded 11 years ago. They have been participating in Europeade for 10 years. The members of the group as Mondadeas consider themselves to be worthy representatives of the traditions of the people of their land. Through constant research, collection and preservation, they are able to demonstrate authentic costumes, dances and songs each time they perform. The cultural association Socio de Ballo Orole has been presenting the beauty of the dance, culture and customs of Ovoda throughout Europe for over 50 years. Thank you.
Thank you.
Teilnehmer, die da vorne auf den Stühlen sitzen. Latvian dance, Gatves Deja, is a dance about celebrating a young couple that is getting married. The dance is very special and is liked by many dancers. Ancora una volta abbiamo il piacere di andare alla scoperta della Lettonia, che si è raccontata davvero attraverso diverse formazioni, al confine tra l'Estonia, la Lituania, bagnata dal Mar Baltico, alla bellezza di un territorio che ritrova acque cristalline e la foresta selvaggia. I balli che loro ci presenteranno in questo momento sono balli che riconducono al matrimonio, quindi la grande festa in onore degli sposi. Una vera e propria orchestra che li accompagnerà, e quindi ancora una volta un applauso a queste formazioni che arrivano dalla Lettonia.
My dear friends, this is an international European committee. The 9th European was indeed a festival under exceptional circumstances. Due to the change at the top of the Nuoro city administration in mid-June this year, we suddenly had to deal with a completely new counterpart and had completely reorientated yourselves. It was not an easy situation with a lot of new tasks. I would like to thank our assistant Annick Wayne for her exceptional commitment and valuable work. A big applause. Annick, a big thank you also to Hilde Chilis and her team for the great job they did in directing this special challenge. In conversation with various groups over the last few days, I have learned that this problematic situation has bonded us even closer together. We live and love unity in diversity. Diversity in unity. We have worked together in great friendship to ensure that we are all together as ambassadors for a peaceful Europe. Yesterday's parade was a great demonstration in favor of vibrant and peaceful Europe. I would also like to impress my gratitude to the responsible staff of the city of Nuoro, the local organization committee, and the many guides who contribute to the success of the 59th European is a valuable work. As a president of the International European Committee, I am unfortunately not yet able to announce where next year's European will take place. However, we are confident that we will be able to announce a suitable host city for 2025 in time. Please contact the representatives of your region for the organization of this great festival, which is a celebration of cultural diversity through dance and music in peace and friendship. Together, we represent the peaceful coexistence of all people in Europe. In Oro, we experienced a peaceful and joyful European together with many unforgettable moments. Unity in diversity, this stands
not only for 5 days of dancing, singing and music, but also for the wonderful Europe that we live in. For the 16th European, let us approach each other in peace. Let us join hands, make friends and express the fact that we, as free and sovereign people, can celebrate a festival of freedom. And by doing so, let us show to the world that we can do it together. I look forward to seeing you again as a 16th European in 2025. Thank you all, you are here. And so we come to the end of a beautiful Europeade in our host city, Nuoro. We are lowering the flag to take it to the next European host city for the 60th edition of the Europeade next year. It is now my pleasure and honor to introduce Roberto, who is being on stage with me for the past 5 days. He plays a very special instrument dear to all of Sardinian hearts, because it really speaks the vibration of the Sardinian heart. È con grande piacere, ed è per me un grande onore, presentarvi Roberto Canzano, che non poteva mancare con le sue larmezzas, strumento principe dell'orgoglio sardo. Roberto ci accompagnerà mentre la bandiera dell'Europeade scende e viene consegnata al presidente perché venga portata alla prossima città, che ancora non è stata annunciata, ma lo sarà presto. E l'anno prossimo sarà la 60ª edizione dell'Europeade. Thank you.
special thank you to Oberbrauerschaft from Germany for playing at the closing concert, all performing groups and participants, and also the audience. And let's dance for the last time during this Europeade on the music of Oberbrauerschaft. Ci sono storie che non vanno solo raccontate, ma meritano di essere vissute. E in questa Europeade chi ha avuto il piacere di viverle porta a casa sicuramente una grande emozione. L'emozione che è nata con tutti i cori di Moro riuniti su questo palcoscenico che hanno cantato insieme, con il ricordo verso Armando Pire, il maestro del folklore, collegato e legato all'Europeade. Un bagaglio culturale che portiamo a casa, ricordi e esperienza, ma soprattutto del piacere e della voglia di stare insieme. Un grazie a tutto lo staff dell'Europeade che ancora una volta ha animato in questa città la grande bellezza. Un saluto e un grazie al Comune di Nuoro, al commissario Giovanni Pirisi, a tutti gli uffici che hanno lavorato per poter garantire la riuscita di questo grande evento. Un grazie davvero a tutti i protagonisti di questa festa che ancora una volta ha portato la bellezza in questa città, che è capitale del folklore, che è la città dell'ortobene, che ritrova nei suoi protagonisti ancora una volta indossare quell'abito tradizionale con tanta fierezza, tanto orgoglio, ma soprattutto con un rispetto del tutto particolare. La città di Nuoro si onora ancora una volta di aver accolto l'Europea e ringrazia davvero tutti voi. Grazie per essere stati qua. Thank you.